Cerimonia di consegna dell'immobile destinato ad accogliere donne vittime di violenza alla masseria Ferraioli di Afragola. Il bene confiscato alla camorra più grande dell'area metropolitana di Napoli, restituito alla collettività. Una superficie di 12 ettari, 120.000 metri quadri, in cui sono stati realizzati orti urbani coltivati da circa 300 famiglie. Il bene intitolato ad Antonio Esposito Ferraioli, cuoco, scout e sindacalista della CGIL, vittima innocente della camorra. Numerose le autorità presenti alla cerimonia, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco di Afragola Antonio Pannone con la vice sindaca Pina Castello, sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, don Maurizio Patriciello, parroco della parrocchia di San Paolo Apostolo a Caivano, Giovanni Russo, direttore dell'associazione temporanea di Scopo che gestisce la masseria Antonio Esposito Ferraioli, Maria Antonietta Troncone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, Francesco Silvestro, alla cerimonia inaugurale Giuseppe Cirillo, vice sindaco della città metropolitana di Napoli, che dichiara. Veramente oggi è una giornata storica per questa comunità e per l'intera area nord di Napoli, perché questo segnale di stamattina per l'apertura di questo centro antiviolenza in questa struttura, che è un grandissimo segno di legalità per chi è stato sottratto alla camorra, far nascere anche qui un centro di antiviolenza, quindi a sostegno di quelle donne che purtroppo vengono maltrattate da quelle persone a loro care in quel momento che poi si trasformano in orchi, questo significa che effettivamente si sta andando verso la direzione giusta. Come città metropolitana siamo sempre a fianco a questi tipi di iniziative perché è il grande segnale di civiltà e del rispetto della legalità e quindi dobbiamo continuare ad andare avanti per tutte le altre amministrazioni comunali a sensibilizzare affinché possano attivare questi centri antiviolenza sull'intero territorio metropolitano. L'amministrazione comunale non può che dichiararsi orgogliosa, un'amministrazione che è fatta di donne, di uomini di buona volontà, che sono impegnati a garantire, dopo anni di inerzia su tanti versanti, la centralità delle attività sociali, culturali e formative, programmate nel contesto generale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, perché ce ne sono tanti altri, a cominciare dal grande parco didattico che ci auguriamo Sua Eccellenza il Prefetto potrà velocemente visitare oggi, ad altri beni che sono stati inseriti nelle progettazioni legate al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. E di questo voglio ringraziare l'attenzione che è venuta da tutto il Consiglio Comunale, saluto per tutti il Presidente del Consiglio, gli assessori, le realtà politiche, sociali, sindacali, unitamente alle forze dell'ordine che hanno il delicato compito di monitorare ed intervenire quando necessario su un territorio dove le sofferenze, i disagi non mancano, ma che ci auguriamo possano essere alleviati nella direzione di un radicamento sempre più effettivo di una sana cultura della legalità. Il più grande bene confiscato dell'area metropolitana di Napoli, con i suoi 120.000 metri quadri di superficie, si arricchisce di un importantissimo tassello, che è il corpo rurale. Dall'ex fortino del clan, oggi possiamo ricavare una casa d'accoglienza per donne e minori, ma anche spazi fondamentali come uno shop, un bar, aule per fare formazione, che vanno nella direzione di produrre cultura, socialità e soprattutto lavoro, perché è con il lavoro che possiamo combattere la sfida ai clan. Ora è fondamentale che questo enorme polmone verde, che dal 1 marzo 2017 vede un recupero sfavillante, che oggi racconta di 308 famiglie che hanno altrettanti orti urbani, 600 kg di miele prodotti ogni anno, 7.500 alberi da frutta di nuova piantumazione, oggi c'è uno strumento in più, ma questo strumento deve essere subito programmato nel futuro. Abbiamo atteso 6 anni questo giorno, 6 anni e 4 mesi, bisogna mettere un punto e programmare i prossimi 10 anni, i prossimi 20 anni, anche 30. Noi ci siamo, vogliamo fare questa battaglia con le istituzioni, vogliamo essere al fianco del Comune di Afragola e dello Stato, ma chiediamo a loro di fare altrettanto. E questo tassello è più importante di quanto possiamo immaginare. Questi sono i momenti concreti dove, diciamo, le aspettative e le speranze prendono poi piede, no? Insomma, qualcosa di, che si vede, si tocca, e le idee che diventano realtà. E soprattutto sono contento perché questo spazio è dedicato alle donne vittime della violenza. Siamo arrivati nel 2024 e ancora tanti maschi violentano, fanno male, uccidono le donne di cui dicono di essere innamorati o forse sono state, dalle quali sono stati respinti. Abbiamo ancora da imparare tante cose, noi maschietti.
evidentemente il tempo non ci è bastato. E allora benvenga questo luogo che è stato prima un luogo di morte, un luogo di camorra, un luogo di violenza, di sopraffazione, di prepotenza, benvenga al servizio di queste donne. Non vedo l'ora di poter venire qua, di poterle incontrare di persona e abbracciarle e di metterci insieme agli altri al loro servizio. Sono felice perché questa masseria parla e racconta di una storia, quella di Tonino. Tonino era un giovane che scout, cuoco, sindacalista della CGL. E dobbiamo dire che questa masseria, diciamo, ci sono tre simboli che rappresentano Tonino: quella di Libera, quella della CGL e quella degli scout. Si può dire che i valori dello scoutismo di Tonino il Cuoco, portati con coraggio nel mondo del lavoro e attraverso Libera ne conserva il ricordo, attraverso la memoria. Sono contento perché questo progetto, questo percorso difficile e molto lungo per raggiungere degli obiettivi molto importanti, sta vedendo un po' la luce. Restituire queste terre agli abitanti del luogo attraverso questi orti, che è qualcosa di meraviglioso. Questa costruzione che accoglie, tendere la mano e dare un po' di speranza, fiducia e coraggio alle persone che vivono momenti particolari è molto importante. E per ultimo penso sia importante coinvolgere tutte le scuole, tutte le associazioni e i gruppi scout, affinché attraverso percorsi e progetti educare, diciamo, ai sentimenti, ai valori, al rispetto, alla legalità.